Ciao ragazzi, oggi vi presento una modifica per chi usa gli ugelli in acciaio temperato. Praticamente l'ho chiamata cuore di bronzo e adesso capirete perché. Normalmente le 3D funziona così, no? Se avete il nozzle, avete l'altro vite di acciaio sagomata e si uniscono all'interno del blocchetto in questa maniera, ok? Qual è il problema? Il problema è che i nozzle in acciaio sono poco efficienti, perché l'acciaio è un cattivo conduttore di calore tra i metalli, è quello proprio più in basso come coefficiente di trasmissione del calore. Allora cosa ho pensato? Dato che questa cosa creava dei problemi sia nella durezza del filo durante l'estrusione sia nelle velocità di stampa, che bisognava insomma ridurle della metà per non avere problemi, insomma. Allora cosa ho pensato? Ho pensato di creare un, se vogliamo, un estrusore intermedio in bronzo. Poi nelle immagini che aggiungerò in fondo al video vedrete meglio, insomma. Questo è sagomato giusto per entrare qua, cioè, perfetto, ed è lungo per arrivare, praticamente c'è mezzo millimetro abbondante prima della del cono di chiusura della punta. Comunque, messo così, diciamo che la modifica diventa così: rispetto alle 3D originale viene aggiunta questa parte qua. Per fare questo ho dovuto creare un dado in alluminio, ora vi faccio vedere. Praticamente qui arriva a toccare, così lo butti finché tocca, qua ci metti l'altra rondella, ok, vedete? E questo così bene, funziona veramente bene. In questo modo la plastica viene fusa nel bronzo, con la strettoia viene fusa ancora meglio, e sulla punta gli arriva praticamente già la plastica fusa alla temperatura giusta e quindi estrude veramente bene. Ora, questa modifica ha notevolmente migliorato le prestazioni generali dell'estrusione. Se voi avete il nozzle in ottone, questa cosa qua non è necessaria, insomma. Però diciamo che prima di questa modifica avevo grossi problemi a stampare tipo l'ABS. Faceva veramente fatica, più che altro per avere la temperatura giusta di fusione all'interno del nozzle, dato che è in acciaio, la temperatura esterna bisognava settarla a 30-40 gradi più alta rispetto alla temperatura di fusione,
ora capite che le stampanti hanno il sensorino che arriva a 260, l'ABS con l'estrusore originale lo stampava a 240, qua cioè metteva 260 e cioè faceva veramente fatica. Ora con questa modifica riesco a stampare a 250 gradi, quindi una notevole differenza. Con il PLA veramente viene fuso come l'estrusore originale, quasi. Vi lascio con delle foto di dettaglio. Ciao.